E adesso è il momento di aprire con le premiazioni, ed è giusto aprire con una donna che ha vinto il premio alla carriera per il cinema, Manuela Ventura. Corsa dell'Immacolata, tutta sudata sono. Ma te l'ha data? Me l'ha data. Due me ne sono fatta dare, con la scusa che qua non ci torno più. Una è per te e l'altra è per me. I capelli bianchi mi sono diventati con quello scostumato. Almeno un pensiero me lo levo pure io. Grazie. Grazie, ti prego. Benvenuta Manuela. Allora, noi di solito non presentiamo chi premiamo perché preferiamo fare parlare lei o lui, perché giusto è così, perché il premio vale per questo, vale per quello che fate. Allora Manuela, chi è Manuela Ventura? Faccio una premessa ringraziando intanto l'organizzazione per avermi invitato. Sono felice di essere qui ad Ispica, in questo posto bellissimo, e di ricevere questo premio da parte vostra. Manuela Ventura, cioè io, è una donna che come professione ha scelto di fare l'attrice. Diciamo che questa è una passione che viene da lontano. In realtà sembra quasi che io non l'abbia scelto. In qualche modo è come se, dai miei ricordi, da quello che mi raccontano, è come se fossi nata con questa, con questo desiderio. Ero piccola quando ho cominciato a dire che mi piaceva recitare la poesia o comunque mettermi davanti allo specchio e fare le facce o fare le smorfie, e mi emozionava ascoltare la musica. Ero una bimba timida, però sentivo di avere, non so, qualcosa che mi emozionava, e questo lavoro è fatto prevalentemente di emozioni. E quando ho sentito che volevo nutrirmi sempre di più di emozioni, ho pensato, forse è il caso che le faccio fruttare queste emozioni, cioè mi metto a studiare e a scandagliare ancora di più questo mondo pieno di sogni, di fantasie e di creatività. Dunque ho iniziato a coltivarla questa passione in Sicilia, che è la mia terra, dove sono nata. Io sono di Catania e vivo ancora a Catania. Poi la mia formazione mi ha portato fuori, perché mi sono diplomata all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico a Roma, ma il mio legame con la mia terra è sempre rimasto vivo, perché ho continuato a studiare anche all'università e mi sono laureata in lettere moderne, insomma alternando un po' gli studi. Quindi la mia passione principale, il primo grande amore, è il teatro, e questo è accaduto nella prima parte della mia carriera. Quindi ho incontrato tanti testi, tanti autori, tanti personaggi, e poi è arrivata la televisione, e la televisione è arrivata proprio in queste zone, perché l'episodio del commissario Montalbano, La pazienza del ragno, nel quale io ho un ruolo buffo, simpatico, di Tina Lofaro, lo abbiamo girato proprio da queste parti. E quella fu la prima, il mio esordio in TV, con Alberto Sironi alla regia e Luca Zingaretti, come ben sapete, come protagonista. Da lì in avanti una serie di altre occasioni, sempre di ruoli di puntata, quindi ancora in perlustrazione rispetto a quello che potevo fare: RIS, Crimini Bianchi, Squadra Antimafia. E poi è arrivata questa grande, bellissima occasione con questo nostro amore, quindi è arrivata Teresa Strano, che probabilmente è un personaggio che molti di voi conoscono, perché è stata una fiction molto seguita, con protagonisti neri Marco Reda, Anna Valle e poi appunto Nicola Rignanese, che è Salvatore, mio marito, Teresa, Dario Aita, che fa Bernardo, Aurora Ruffino, famosissima per Braccialetti Rossi, che fa Benedetta, e così via. E siamo in attesa, abbiamo fatto due serie, la prima e la seconda, e siamo in attesa della terza serie. Questa è una novità che vi dico, un'anteprima, perché abbiamo finito di girare a marzo
la terza serie, Questo nostro amore 80, e quindi siamo in attesa, immagino, tra dicembre e gennaio della messa in onda. E ancora, che dire, mi è capitato di passare anche attraverso un'altra macchina da presa, quella più grande, quella per il cinema, occasioni importanti di un film premio David di Donatello nel 2014, Anime Nere, con la regia di Francesco Munzi, e poi anche ho incontrato il simpaticissimo e bravissimo Checco Azzalone in Quo Vado. Faccio un ruolo piccolo, ma è stato divertente perché ho recitato con un pinguino vero e poi me lo ricordo come un'esperienza bellissima. La vita è una cosa meravigliosa con i fratelli Vanzina, e il primissimissimo film, quando avevo ancora 14 anni, Volevo i pantaloni, una storia insomma della nostra terra abbastanza dura, e quella fu il mio esordio cinematografico. Invece ultimamente, dopo aver finito di girare Questo nostro amore 80, ho avuto la fortuna di fare parte di due progetti ai quali tengo pure moltissimo, perché parlano della nostra terra e di uomini e donne che l'hanno rappresentata con onore, cioè un film TV che andrà quindi in una sola puntata su Rocco Chinnici, il magistrato che tutti ricordiamo, ahimè, tragicamente, lo ricordiamo tragicamente, ma che è stato un uomo che ha dato il via e che ha inventato il famoso pool antimafia. Il protagonista è Sergio Castellitto, e la regia di Michele Soavi. E poi ho raccontato nella mia città, quindi per la prima volta ho girato a Catania, questa storia, sempre di un film in una puntata per la televisione, su Giuseppe Fava, con la regia di Daniele Vicari, e il protagonista è Fabrizio Gifuni. E cos'altro? Sono anche una felicissima moglie e mamma, visto che l'argomento è stato trattato, di due meravigliosi bimbi. E sono molto legata alla mia terra, dunque mi fa molto piacere questo premio, in particolar modo per questo significato. E se hai qualcos'altro da chiedermi, volentieri. Ho da chiederti di ricevere il premio Federico II alla carriera per il cinema a Manuela Ventura. Grazie a tutti davvero, lo condivido insieme a voi, insieme all'organizzazione, a questa splendida città. Sono felice di essere qui. Grazie Emanuela, a presto, ciao. E adesso ritorniamo alla moda di J. Lazzaro 5.